Per usare subito il tuo nuovo Fritzbox bastano poche operazioni. Se hai preso un nuovo modello, puoi trasferire tutte le impostazioni dal modello vecchio. In pochi minuti potrai così configurare connessione internet, rete Wi-Fi, telefonia e smart home. Cominciamo! Collega il Fritzbox a una presa usando l'alimentatore in dotazione e subito dopo collegalo alla connessione internet. Nella scatola troverai il cavo che ti serve, per esempio un cavo DSL grigio oppure un cavo coassiale. Le istruzioni per i vari provider internet e le varie tecnologie a banda larga si trovano alla pagina in sovraimpressione. Quando i LED Power e VLAN si accendono, significa che il Fritzbox è pronto per essere configurato. Il nome della rete Wi-Fi del Fritzbox e la password di accesso alla rete, la cosiddetta chiave di rete Wi-Fi, si trovano sulla base del Fritzbox. Ora seleziona nel tablet o nel portatile il nome della rete Wi-Fi del Fritzbox. Per l'elenco delle reti, clicca sul simbolo del Wi-Fi nella barra delle applicazioni in Windows o nella barra dei menu in macOS. Per stabilire la connessione Wi-Fi, inserisci la password, e cioè la chiave di rete riportata sulla base del Fritzbox. Naturalmente puoi collegare il computer fisso o il computer portatile al Fritzbox anche con un cavo di rete. Se ti colleghi con lo smartphone, conferma il messaggio in cui ti viene chiesto se vuoi rimanere connesso alla rete. A questo punto puoi aprire l'interfaccia utente del Fritzbox in un browser, digitando Fritzbox. Inserisci la password del Fritzbox riportata sulla base del dispositivo e clicca su Accedi. Si avvia automaticamente l'assistente alla configurazione del Fritzbox. Se stai installando un nuovo modello di Fritzbox, a questo punto puoi importare il file di backup del tuo vecchio Fritzbox. Se invece installi il Fritzbox per la prima volta, dovrai configurare passo passo l'accesso a internet e la telefonia. I dati di accesso sono quelli che hai ricevuto per posta, per email o tramite il portale online del tuo provider internet. Se hai un telefono analogico, non devi far altro che collegarlo alla presa phone. Fatto! Ora il tuo Fritzbox è connesso a internet e puoi iniziare a navigare e telefonare da subito.